conosco da qualche anno, perché poi capirete, insomma, nell'evolvere, come diceva Francesca, i casi imperscrutabili, meravigliosi della vita. A me è dato, anzi sarebbe stato dato il compito di fare uno spot, mi occupo di pubblicità, quindi facevo un po' di pubblicità in mezzo ai due interventi, invece andiamo un po' all'impronta e sovvertiamo le regole del vivere. In realtà quello che mi piace sottolineare sempre è che dobbiamo essere molto aperti all'imprevisto, alla curiosità, perché è foriero di un sacco di possibilità, di nuove occasioni di migliorarci, di crescere, di conoscerci meglio. È una cosa fantastica e essere aperti è veramente molto molto prezioso. E perché vi dico questo? Perché devo spiegare quella roba lì. Allora io inizio dall'ultima slide che abbiamo visto, che è quella dei giardini meravigliosi di Villanuf, perché la signora che è seduta invece là in fondo, che Cristina prima mi ha messo dietro, ma in realtà lei sta sempre avanti, è mia moglie. Si chiama Anna, e Anna una volta per mano mi portò con il tram in un viaggio lunghissimo da casa sua, che è a Varsavia, fino a questi giardini. Andiamo in un posto meraviglioso. Io Firenze l'ho frequentata per un sacco di anni, perché con il mio lavoro, partito proprio come ragazzetto di bottega, come stagiaire, come si diceva, feci uno stage, mi mandarono, dopo aver fatto un corso di tecnico pubblicitario all'Università di Perugia, per stranieri tra l'altro, guarda i casi, perché c'è una facoltà di letteratura italiana che con un corso di pubblicità attivato lì, va un po' a radici a Macerata, non sapevo manco dove fosse Macerata, poi quando ci arrivai la prima volta mi ricordai gli Appennini con tutte le curve, c'era una strada veramente che a metà uno si doveva fermare perché gli occhi iniziavano a rotolare di fronte a lui. Sono arrivato a Macerata e ho iniziato a fare lo stagiaire in un'agenzia di marketing e di pubblicità che si chiamava Columbus Italia. Questa agenzia poi ho scoperto, perché uno prima studia sui libri, poi la vita la impara sporcandosi le mani, facendo, testando qualche cacchina, insomma si riesce un po' a capire come funziona, prendendo anche qualche sberla qualche volta. Questa agenzia mi ha insegnato tutto del mio mestiere, quindi